DJ chiama Italia. DJ chiama Italia. DJ chiama Italia. Che cosa succede, amici di Radio DJ, all'ascolto del programma DJ Chiama Italia, nonché telerepreso da All Music? Telerepreso? Telerepreso, sì, antichità. Che appena Linus si allontana, sì, prende il sopravvento. Scatta un disco antico. Prende il sopravvento la ciabatta che è in noi, io e Alex. Ecco, Hermanos Rodriguez, la ciabatta lasciatela all'ingresso adesso. Infatti, lunedì e martedì Linus non c'è, e lunedì viene Fabio Concato, e martedì voglio invitare Beccalossi. Pensa un po' te, quel nano. Ma non vuoi invitare quel nano di Beccalossi? Che nano, ma sei più alto di te, ti picchia. Entra con la sigaretta in bocca e la spegni qua. Vabbè, salutami tanto Fabio. Sì, te lo saluto. E sì, digli che lo stimo. Voglio che faccia un bel disco. Ma che l'ha appena fatto. L'ha fatto, l'ha fatto, l'ha fatto. Allora, è venerdì e chi ci ascolta abitualmente sa che a quest'ora si parla di cinema. Perché il venerdì escono un sacco di film, perché il periodo è particolarmente ricco di pellicole interessanti, ma perché soprattutto noi siamo bravi a ottimizzare. Quindi, avendo con noi il Lello Bersani del terzo millennio, esatto, perché non farlo parlare? Sì, direttamente da Sky Cinema, Sky Cine News, il programma che avete seguito ieri sera sulle reti Sky Cinema. Eccoci qua con le uscite del prossimo weekend. E anche per questa settimana Lino si è guadagnato la sua 10 euro di mazzetta. Che verso, così. Io sto sperando che prima o poi il venerdì mattina non venga qui tu, ma venga Alessia Ventura, sì, anche muta. Sì, ma di sicuro sarà muta, perché che cosa ti deve dire? Niente. Ha un corpo che parla da solo. Sì. Sì, 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 sì. Allora, tra i tanti film che escono, segnaliamo subito il film italiano, che è il film del ritorno al cinema dopo un'assenza durata decenni, di Renato Pozzetto, che siamo contenti che alla non più verde età di tipo 35-40 anni, 41, forse 41, finta, gli è tornata la voglia di lavorare. Giusto. Il film si chiama Un amore su misura, esce appunto questa sera in molti cinema italiani, e Renato Pozzetto era con noi, era qui in radio 3 giorni fa, se non ricordo male, martedì, credo, ospite di Pinocchio con la pina. Andando via ha voluto lasciarci un messaggio di saluto. Anzi, adesso ti devo salutare perché vado a preparare il pranzo. Ciao, ciao. Ecco qua, tavolo ribaltabile. Tac. Sedia rotante. Tac. Posto per commensali che non ci sono. Tac. Tovaglia metro. Tac. Tac. Tac, tac. Piatto Fabriano. Tovagliolo extra strong. Bicchiere di plastica. Tac. Vino cartonato, tac, spaghetti pronto uso, contorno sul gelato, tac, tonno e grissini per tagliarlo, tac, tac. Questa sì che è vita. Oh, questa sì che è vita, tac. Ma secondo te era convinto o lo diceva per convincersi? Era convinto. Ma la diceva per convincersi, evidentemente. Insomma, vabbè, comunque. Allora, dedicato a tutti i single che devono un po' arrangiarsi con quello che passa qui dentro. Ti è mai capitato le prime volte quando questa vivevi sì da vita, solo? Sì. No, nel senso che comunque dovevi un po' adattarti. No. Io ero anche molto contento, volevo dire, perché era un'esperienza nuova. Tipo di poter mangiare coi piatti di carta, eri contento? Che di tua mamma per tutta la solo vita, di poter mangiare da solo, sì, di poter mangiare quello che volevi. Diciamo che quando è una scelta è una cosa molto carina, quando è una scelta obbligata un po' meno. Sì, quello un po' meno, certo. Poi quando inizi a pesarti e vedi che pesi 22 kg in più, perché vai tu a fare la spesa e non più la tua mamma. Ho fatto un anno mangiando noccioli, arachidi e Jack Daniels. Sì, me lo ricordo. Pure arachidi e Guinness, quella me lo ricordo. Avevi un culo che era una porta container. Va bene. Allora, tra i film che escono questo weekend ce ne sono due diversi ma simili, nel senso che entrambi sono ambientati in contesti un po' difficili, un po' degradati, cioè periferie di grandi città, con le difficoltà che incontrano i giovani. Noi giovani incontriamo le difficoltà, sì. In uno il film si risolve in un film dedicato al mondo del ballo, che è Step Up. Sì, un Dirty Dancing, un Flash Dance. Anche un po' più giovane. Un teen movie. Sì, io odio con tutte le mie forze il protagonista, sì, che si chiama, aspetta che te lo dico, Channing qualcosa, Channing Tatum, sì, perché c'ha un bicipite che neanche se io avessi fatto 100 anni di palestra sarei riuscito ad avere. È molto semplice, è come la mia coscia. Però definita, tutta con le pieghette. Quindi se il ballo, odiose, appunto, questo è Step Up. L'altro film che dicevo che è ambientato nelle periferie un po' complicate si chiama Love and Date. Love Plus Eight, hai ragione, ed è un po' tipo East is East, hai presente, sì, no? Inghilterra, sì, immigrati tipo pakistani o indiani, difficoltà, esatto, integrazione razziale, ma non in una grande città come Londra, ma nel nord dell'Inghilterra, una piccola città, dove quindi ancora più a Belluno, diciamo, ecco, sì, a Belluno, sì, 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 a Erba. Fidanzarsi con scusate il cinismo della battuta, ma prende abbastanza l'idea.
Saluto Fabrizio Corona, che è andato ai funerali di Azzuz e ha comprato i diritti in esclusiva per le foto del funerale. Spero che il povero Azzuz non gliel'abbia davvero venduti, perché sarebbe veramente degno di applauso anche lui. Spostiamoci ancora sul cinema, sempre problemi razziali, Blood Diamond, film candidato a 5 premi Oscar con Leonardo DiCaprio e con questo attore di colore che si chiama Jimon Unsu e con la bellissima Jennifer Connelly. È la storia di due africani, anche se uno con la pelle bianca e uno con la pelle nera, ambientato durante i disordini della guerra civile della Sierra Leone. È il film che ha sollevato un bel paio di polemiche e che ha fatto sì che tutte le star di Hollywood si ponessero degli interrogativi prima di indossare dei collier di diamanti. Ergo, alla prossima notte degli Oscar, secondo me, i diamanti ce l'avranno in poche. Adesso c'è non che li buttano via, li tengono a casa. No, adesso, come direbbe Ligabue, c'è sta pugnetta della certificazione, cioè che dice questo diamante non è blood, praticamente, non è sporco di sangue. A proposito dei diamanti, ti ricordi che abbiamo parlato una volta del famoso gioielliere dei rapper, Jacob the Jeweler? Come no, Jacob. Ebreo newyorkese, famoso per essere quello che realizza i crocefissi coi brillanti per tutti i più grandi personaggi dello spettacolo americano, bene, in galera. No! Perché lui è ebreo, russo, e quindi accusato di collusione con la mafia russa. Questa è la notizia marginale. Chiudiamo con l'ultimo film, quello che se potessi andare al cinema stasera andrei a vedere, ed è Dreamgirls. Dreamgirls. Questo è quello che ha fatto il pieno di candidature per i prossimi Oscar. Credo 8. Vediamo, aspetta. 8 Oscar. Candidato a 8 premi Oscar. È andata veramente. Sai che a furia e dai. Qualcosa rimane. Cazzo, abbiamo cavato il sangue dalle rape. È qualcosa incredibile. Rimane. Perfetto. La storia è quella di un impresario che ha una piccola etichetta discografica. Lui è Jamie Foxx, credo. Sì, con una pettinatura imbarazzante, leccato da una vacca. Che cerca di fare dei dischi così carini, o almeno sufficientemente carini da essere programmati per radio. Va a una serata di giovani talenti e trova queste tre ragazze di periferia con gli abiti cuciti a mano che cantano canzoni scritte dal fratello, che credo sia Eddie Murphy. Che è candidato come attore non protagonista. Sì, è in fortissimo odore di Oscar, tra l'altro. E le tre Dreamgirls sono appunto la parodia delle Supremes, il gruppo di Diana Ross degli anni 60. Le Supremes, sono praticamente nettamente loro. Anche perché nella colonna sonora ci sono diversi pezzi anche delle Supremes. Facevo una riflessione e non so se sei d'accordo su Eddie Murphy. Sì. La sua candidatura all'Oscar e il suo Matty in un mondo fantastico ma non tanto, Oscar di... appunto Eddie Murphy è la dimostrazione che non è finita finché non è finita. Ed è un po' la versione americana di quello che può essere successo a Diego Abbatantuono nel cinema italiano. Partito facendo violenza e poi diventando il protagonista di grandi secondo film. Me Eddie Murphy anche peggio, anche sì, più serio qua e ha toccato sicuramente punte più basse di Diego, che faceva il terruncello punte basta. Lui recitava coi cani, quello che diventava grasso. Insomma, filmetti. Allora, fra le tre ragazze che fanno il film, lo sapete, sono tre attrici, di cui una però è soprattutto una cantante, cioè Beyoncé. Questo è il singolo dal film che si intitola Listen. Sembra un po' Mariah Carey, però è una bella canzone degna appunto di un bel film. DJ chiama Italia. DJ chiama Italia. DJ chiama Italia.